Valdichiana, eccoci qua, nuova edizione di Giardino Valdichiana, la quarta edizione, primissima puntata. Quest'anno, come vi ho un po' anticipato nel promo che avete visto girare sui social in questi giorni, quest'anno abbiamo scelto una villa particolare, poi andremo a capire perché è una villa particolare, al confine tra il comune di Sinalunga e Petroio, nel comune di Trequanda. Questa villa è particolare perché è la villa di Leonardo, ma non un Leonardo a caso, Leonardo da Vinci. Per quale motivo abbiamo scelto questa villa? È perché quest'anno ricorrono i 500 anni dalla morte del grande genio. Questa persona che, questo genio, chiamiamolo con il suo vero nome, questa persona che ha regalato alla nostra civiltà tante invenzioni, tante opere d'arte, insomma un personaggio anche un po' con un'aurea misteriosa. E proprio per questo, grazie a Leonardo da Vinci, che abbiamo deciso che il tema, il fil rouge di questa edizione di Giardino Valdichiana sarà la storia, la geografia del nostro territorio e il mistero. Mistero che tra un po' andremo a capire perché ci ha un po' stimolato la fantasia questa villa. Non solo, in questa nuova edizione di Giardino Valdichiana andremo a scoprire anche i sotterranei del comune di Sinalunga. Quindi un'edizione ricca dal punto di vista della storia, della geografia, ma anche di tante storie declinate in racconti per conoscere sempre di più il nostro territorio. E quindi a questo punto vado a svelarvi il primo ospite che inaugura questo corso di Giardino Valdichiana 2019, il custode di questa villa che ci ospiterà per tutta l'estate. Lui è il professore di filosofia Roberto Barbessi, che ci ospita. Grazie innanzitutto per questa ospitalità, per questa lunga estate insieme. Grazie a voi intanto, buongiorno a tutti. Io nell'introduzione della nuova edizione di Giardino Valdichiana ho detto che c'è un po' un'aurea di mistero intorno a questa edizione. Ci troviamo nella villa di Leonardo, non un Leonardo a caso, Leonardo da Vinci. Roberto, professore, spiegaci perché questa villa è legata a Leonardo da Vinci e perché, come in qualche modo, ha un legame particolare con il nostro territorio. Le domande difficili ho fatte io al professore. Tanto professore merito nessuno, nel senso che colgo l'occasione per precisare appunto che su questa cosa non ho fatto pubblicazioni, interviste e quant'altro, quindi tu sei la primissima e anche questa si inizia proprio bene in questa edizione. Esatto, e a cercare di voler capire un po' in estrema sintesi quella che è una ricerca lunga di più di una decina d'anni, insomma. Ho fatto una serie di altre piccole presentazioni, come hai visto, con i ragazzi del liceo, ma il mio problema è appunto, da professore di filosofia, essere stringatissimo, sintetizzare tanti di questi elementi non è facile. Potremmo arrivare al sodo. Come si fa a arrivare al sodo? Perché siamo in una località a caso, siamo appunto in località Il Sodo. Esatto, allora io ho ribattezzato un po' questa villa, Villa di Leonardo, ma è un modo per cercare di dare visibilità ad una domanda fondamentalmente. A me, dal professore Sofia, più che le risposte piacciono le domande, e quindi capovolgo tutto quello che sono le ricerche che ho fatto in una serie di domande. Io partirei indicando questo solido, che dici? Primo indizio di questo mistero. Esatto, lì c'è un po' la sintesi di tutto quello che ho un po' messo insieme. Perché ho confezionato questo solido? In maniera molto semplice, da una parte c'è una facciata, c'è un disegno di Leonardo che rappresenta una villa, un disegno che aveva fatto quando era a Milano, rappresenta una villa con un cortile tipico rinascimentale, ed è un disegno famoso, era per gli studi di città ideale, per una serie di studi anche sulle sistemi di deiezione, di una nuova urbanistica all'interno della città.
Dall'altra invece c'è un disegno sempre di un edificio civile, però in un contesto più rurale, e è di qualche anno successivo. Quindi i due disegni non sono dello stesso anno, però io li ho messi insieme semplicemente perché rappresentano, unendoli in un'unica struttura architettonica, la struttura architettonica dove praticamente siamo in questo momento. Quindi quelli sono i disegni, come dire, che hanno ispirato la costruzione di, appunto, di questa villa che è collocata al Sodo. Spiegheremo poi adesso perché il Sodo. Allora, due disegni di Leonardo, fronte e retro. Se noi prendiamo questa villa, la collochiamo al centro della famosa mappa della Val di Chiana, che adesso è svolazzata via, e la collochiamo, come dire, al centro della mappa di Val di Chiana, abbiamo un terzo elemento che ci geolocalizza la villa in una regione dove Leonardo, sappiamo, ha soggiornato per almeno sei mesi per fare la mappa, ha fatto una serie di perlustrazioni, ha fatto una serie di bozze preparatorie, è state recuperate i bozzetti preparatori che ha fatto salendo la torre di Lucignano, quindi facendo un disegno del panorama che si vedeva dai punti più alti della valle, per poi fare una sintesi finale, quella sintesi finale appunto della mappa a volo d'uccello, su cui c'è una bellissima mostra azzeccatissima proprio adesso alla fortezza di Montepulciano, che documenta tutti gli elementi storici di questo soggiorno di Leonardo, nell'intenzione di fare un progetto di non tanto di bonifica, ma di utilizzo del bacino idrico della palude di allora per poter garantire continuità di flusso idrico all'Arno in modo da poterlo rendere navigabile. Quindi l'obiettivo era un progetto ingegneristico lungimirante molto ampio per l'epoca. Tu hai compiuto tutti questi studi, per dare appunto delle collocazioni, una storia a questa villa. La domanda che ce la facciamo un po' in tutti, e per questo anche che abbiamo scelto questa location, per capire che c'è un po' un'aurea di mistero intorno a questa villa. Al di là di tutti gli studi, di tutte le invenzioni di Leonardo, quello che tu hai scoperto intorno a questa villa è un sogno, una realtà concreta, una fantasia romanzesca, o appunto è storia vera? Domanda difficile, ecco, professore. Domanda proprio, esatto. Allora, sogno, storia vera. Cioè, il fatto che mi chiamo Roberto, il fatto che lavori su un discorso, una serie di elementi, di tracce indiziari su Leonardo, a partire dal 2005-2006, quando è uscito il Codice da Vinci, ti fa inevitabilmente spostare qualsiasi possibile ricerca che non sia su... Ma tantissime ricerche su Leonardo, da sempre questa aura di un po' di fiction, di romanzo e quant'altro. Allora, ci sono degli elementi che io ho, come dire, utilizzato per valorizzare questa ricerca, traducendola in un forma di turismo culturale, ma in realtà tutti gli elementi che ho messo insieme provengono da una ricerca che cerca in maniera assolutamente chiara di mettere insieme questi elementi in maniera documentata e storica. Allora, io torno da professore di filosofia, mi sono confrontato con tantissimi leonardisti, non inizio a citarli, qui abbiamo alcuni libri, li ho contattati, perché all'inizio non è stata una ricerca direttamente su Leonardo, all'inizio ci sono una serie di manoscritti anonimi da attribuire, quindi lì è stato l'avvio di questa ricerca storica. È stato coinvolto all'interno di questa attribuzione, di questa possibile perizia attributiva che poteva cercare di capire nuovamente chi potessero essere gli autori di questi manoscritti, e lì, coinvolto da questa cosa, mi sono appassionato, sono andato avanti nella ricerca, e da lì, partendo da Verona, mi sono ritrovato in Val di Chiana, proprio portato da queste ricerche, per cui è proprio questa mia, come dire, identità professionale che mi ha portato qui a trasferirmi, a farne anche una scelta di vita non da poco, insomma, portare qui la famiglia e fare tutto questo investimento e
presa in carico di questa villa, che quando appunto l'ho scoperta era abbandonata da più di 10 anni, quindi non la voleva nessuno se ne faceva carico. Quindi sono partito da una serie di elementi storici, da una serie di manoscritti che appunto si tratta di identificare. Io ritengo di aver fatto una sintesi finale che mi permettono di attribuire quello che potrebbe essere alcuni degli autori che hanno composto questi testi, e attraverso questi testi sono arrivato a scoprire appunto questo immobile. Di più non so dirti, nel senso, capisco la difficoltà. Allora, il problema è che su Leonardo adesso, non so se avete visto anche l'ultimo episodio della vendita all'asta del Salvator Mundi, uh-huh, più di 450 milioni, un processo di accreditamento molto, uh-huh, molto ampio, molto lungo, che poi sembra scomparire perché ci sono delle perplessità, dei dubbi tra gli accademici. Il corpus di Leonardo è qualcosa come una Bibbia, cioè nessuno più può mettere le mani su quel corpus. Su quel corpus, okay? Quindi tutto ciò che si può dire ulteriormente è, quindi, è oggetto o di studio filologico, ma c'è sempre un punto di domanda, c'è sempre. Per cui questa linea di demarcazione con Leonardo è difficile farla, proprio perché è blindato dagli accademici. Su questo fanno benissimo, non ho polemiche da fare, vero, con loro. Quello che noi sappiamo su Leonardo è chiuso, definitivo. Io porto un elemento che chiedo, non sono io a sostenere, certo. Io indico con un dito, io ricordo, ripeto, sono un professore emerito, nessuno emerito di cognome, nessuno di nome, e non faccio altro che indicare. Allora lì, questo cosa ci fa? Una immobile, una struttura, certo, architettonica che corrisponde perfettamente, su questo non posso essere smentito, nel fronte e nel retro, due disegni di Leonardo collocati al centro della mappa da lui disegnata della, mm-hmm, Valdichiana, in un luogo che si chiama Sodo. Io penso di aver interpretato, ti do una chiave di lettura del perché potrebbe chiamarsi, come dire, Sodo. Poi ti dico, questi sono elementi, certo, che dico, e poi ognuno tira le sue conclusioni. La mia ipotesi interpretativa è che c'è un riferimento chiaro tra il personaggio, tra Leonardo e Platone. Mm-hmm. Dove troviamo il link tra Leonardo e Platone? Adesso faccio il professore e ti interrogo. Ora, le domande di solito le faccio io in queste circostanze. Ti frego. Nella scuola d'Atene, che personaggio interpreta Leonardo? Appunto, interpreta Platone. Platone. Quindi il link tra Leonardo e Platone sono i solidi platonici. Questo è un'altra, non è l'unico, voglio, uh-huh, dire, ci sono parecchi elementi. Tu mi stai chiedendo una sintesi estrema, allora ti dico, Leonardo aveva disegnato per un suo amico matematico Luca Pacioli i solidi platonici, che sono dei solidi con delle proprietà geometriche particolari che erano stati scoperti da Platone. Secondo me Leonardo ha voluto un po', o chi per esso, cioè, mm-hmm, non facciamo movimenti, certo, perché poi arrivano gli strati degli accademici, ma io li invito tutti gli accademici a confrontarsi con la ricerca che io che ho confezionato e che ancora non sono in grado di pubblicare, sì, perché è ancora tutto in divenire, perché ritrovo, si aggiungono elementi in continuazione. Bravissima, esatto, quindi è un work in progress. Appunto, ha, come dire, messo insieme questi due disegni nell'idea di confezionare un solido, okay, che potesse durare al di là delle dimenticanze, al di là della possibile corruzione di manoscritti o del deterioramento di uh-huh, dipinti o altro, qualcosa che rimanesse, come dire, con una sua durata, e l'ha voluta, come dire, nascondere al Sodo, perché se tu nascondi che è collocata lì, quindi, uh-huh, che ti dà l'indicazione, quindi, certo, se fai vedere la scatola, l'idea del solido, scritto, come dire, no? Esatto, la collochi sulla mappa, fai un gesto di nascondere che è lì, okay, ti rimane il Sodo. E quindi ha, come dire, forse anche voluto nominare la località dicendo qui c'è il solido nascosto di Leonardo. Io l'ho semplicemente, come dire, riscoperto a partire da una serie di manoscritti che attendono di essere ancora definitivamente acquisiti e pubblicati, sono parte di una collezione privata, e quindi ecco perché mi interpreto, come dici, certo, tu, il custode, nel senso, penso di aver trovato una serie di frammenti, di elementi. Poi ho allargato tutta la ricerca su quelli che possono essere anche una serie di altre attestazioni architettoniche e pittoriche nel circondario, di colleghi che sono stati
stati appunto amici di Leonardo, per cui però già così sono, mi sembra quindi una sintesi. Quindi ancora non ci ha svelato se questa storia legata a questa villa è fantasia o verità, forse lo scopriremo andando avanti. Capire se sono autentici testi. I manuscritti o la villa è un problema. Quindi ancora c'è, che io rigiro agli c'è accademici. Tanto da studiare ancora. Certo, bravissima, capirti. Bravissima. C'è esatto. Tanto da studiare perché ovviamente non si finisce mai di scoprire e di conoscere il nostro territorio. Allora, grazie Roberto, grazie ancora per ospitarci qui per tutta l'estate. Un'occasione preziosissima per me, davvero vi ringrazio. Siamo contemporaneamente ospiti l'uno dell'altro, quindi la cosa è particolarmente. E quindi, perché tu ci hai svelato alcune lati che magari forse del nostro territorio non tutti conoscevano, io adesso ti porto alla scoperta di un sentiero, il sentiero dell'acqua di Sinalunga. E ti porto a scoprire questa Sinalunga sotterranea con il geologo Gianfranco Cenzini del gruppo archeologico di Sinalunga. Quindi tu mi fai conoscere un aspetto del territorio e io te ne faccio conoscere un altro. A te e a voi i sentieri dell'acqua di Sinalunga. Amici della Valdichiana, oggi ci troviamo a Sinalunga e vi portiamo a scoprire una Sinalunga un po' particolare, una Sinalunga sotterranea. E infatti con Gianfranco Cenzini, presidente dell'associazione archeologica di gruppo archeologico di Sinalunga, ci porterà alla scoperta del sentiero dell'acqua, un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta appunto dell'acqua di Sinalunga, giusto Gianfranco? Sì, la scoperta di questo percorso che l'acqua fa partendo da un pozzo scavato molto probabilmente in epoca romana che sta nel centro del castello di Sinalunga e un sentiero che poi porta l'acqua qui alla Fonte del Castagno dove noi ci troviamo adesso. La Fonte del Castagno si trova all'inizio della cosiddetta Piaggia delle Fonti, in dialetto chianino tutti capiscono cosa sia una piaggia, quindi è inutile spiegarlo. La fonte venne costruita intorno al 1265, questa lapide che non sembra originale, però comunque indica l'epoca della costruzione, e mentre l'opera architettonica che vediamo non è originale, è stata ricostruita intorno al 1860. Quella originale, costruita in epoca senese, era caratterizzata da archi a sesto acuto, mentre questi sono gli archi più stile ottocentesco. Quindi cioè, l'opera diciamo, è stata ricostruita. All'interno ci sono delle vasche di decantazione dove l'acqua che viene dai cunicoli si decanta ed esce fuori un'acqua pulita, diciamo forse potabile, sicuramente potabile in tempi antichi, adesso non è più autorizzata all'uso per consumo umano, ma comunque è un'acqua che sicuramente non ha problemi di nessun tipo di inquinamento perché nasce dal sottosuolo di tutte queste colline qui. Bene, allora a questo punto entriamo nei cunicoli. Faccio strada e poi ci fermiamo alla prima cameretta qua. Siamo al punto 1 del nostro percorso, siamo qui. Praticamente abbiamo percorso solo il tratto costruito sotto le fondazioni di questo edificio. Siamo entrati nella parte scavata nel terreno naturale. Qui siamo su un tratto scavato su un terreno naturale. Questo terreno risale al Pliocene inferiore. Pliocene inferiore siamo circa 4 milioni di anni addietro. E rappresenta una sequenza di terreni sabbiosi, ciottolosi e debolmente argillosi in alcuni punti, si possono vedere, non sono altro che delle paleospiagge. Siamo quindi alla base della serie pliocenica marina che rappresenta la sedimentazione di materiali provenienti dall'erosione delle colline circostanti che in quell'epoca erano terre emerse, mentre qui stavamo su una zona che stava lentamente andando verso il basso e quindi stava scendendo sotto il livello del mare.
mentre questa scendeva, i terreni che arrivavano dalle colline circostanti portate dai fossi si depositavano e ci sono livelli di ghiaie, livelli di sabbie a seconda di che cosa arrivava, se arrivava più materiale grossolano o più materiale fine. Quindi cioè, alla base abbiamo questa sequenza di terreni a granulometria variabile, poi nella parte più alta, cioè quando il mare era diventato più profondo perché questa zona aveva continuato ad abbassarsi, abbiamo più materiale fine fino a sabbie limose che vedremo più avanti. Questa sequenza è sicuramente di origine pliocenica perché sotto troviamo un'altra formazione, la formazione del Macigno della serie toscana, che è una formazione molto più antica che affiora su tutta la zona di torri di Sinalunga ed è coperta da questa sedimentazione pliocenica. Il fatto importante per l'acqua è che la serie pliocenica è una serie di terreni permeabili. Il Macigno, questa serie più antica, è caratterizzata da molte zone impermeabili. Quindi l'acqua, infiltrandosi dall'alto verso il basso, arrivata a questo livello, si ferma. Questo era già noto da sempre e i romani avevano sfruttato questa situazione realizzando un pozzo nel centro di quello che è il paese attuale, dell'epoca era probabilmente un castello una struttura primordiale. Il pozzo raggiungeva la profondità di 28 metri a cui avevano trovato questa falda. Questa è solo un'opera di rinforzo perché col tempo vedete che questi cunicoli subiscono degli allentamenti e a volte cadono dei pezzetti di sasso, cioè cadute di piccoli elementi sono normalissime, non ci sono evidenze di particolare instabilità se non queste locali cadute. Quindi in epoca antica, quando questo fenomeno si sviluppava troppo verso l'alto, lo compensavano creando queste costruzioni. Queste sono presenti qui e in altri due punti soltanto, qui perché siamo molto vicini alla superficie, quindi il terreno era di per sé già molto alterato, allentato. Andando più verso l'interno vedete che questa struttura allora, non c'è più. Entriamo. Vai avanti, te, vale. Di nuovo qua alla Villa di Leonardo, dopo avervi fatto vedere la prima parte del sentiero dell'acqua di Sinalunga, perché ovviamente vi sveleremo piano piano in tutto l'arco della nostra edizione come un viaggio all'interno sotto i nostri piedi. E siamo tornati appunto qua alla Villa di Leonardo con un nuovo ospite. È venuto a trovarci Ivo Padrini, presidente della Filodrammatica di Sinalunga, ma quest'oggi sì, è in veste di presidente, ma oltre a parlare della Filodrammatica, reduce tra l'altro dell'ultimo musical La Bella e la Bestia, successo eclatante in tutto il territorio, parliamo ovviamente di storia. Ivo, sì. Vi siete ripresi dal successo della Bella e la Bestia? Ci siamo tutto ripresi. A posto, tutto è stato stemperato. Sì. L'adrenalina è passata. L'adrenalina è passata. Sì, sì. Quest'oggi con te nel primo blocco abbiamo parlato della storia della Valdichiana, del nostro territorio, di Leonardo da Vinci, che poi forse cercheremo di capire se quello che ci ha raccontato Roberto è la verità o storia, fantasia, leggenda. A noi della Valdichiana ci piace un po' questo connubio storia e leggenda, ma Ivo ci porta invece la storia oggi, la storia di Sinalunga, perché lui ha scritto due libri, eccolo qua, Sinalunga tra cronaca e storia, e l'altra che parla un pochettino più dell'aspetto economico. Allora, andando per ordine, qui hai riassunto 114 anni, ma in realtà questo è il primo libro, prima è venuto questo e poi questo. Allora, qui racconti la storia di Sinalunga, giusto? Cioè, più che la storia, anche la storia di Sinalunga, ma più che la storia di Sinalunga, il mio interesse è stato quello di ricostruire le botteghe artigiane e commerciali che sono state nel corso degli anni, fino agli anni 1990 o giù di lì. E cioè ho ricostruito nell'assetto viario del centro storico quelle che erano le botteghe commerciali e quelle che erano le botteghe artigianali. Per dire dei numeri, in piazza a Sinalunga c'erano 48 negozi. Oggi, con lo spopolamento come c'è stato
con i centri commerciali che imperversano giù nella parte bassa di Sinalunga, ne sono rimasti 6 e di cui uno probabilmente chiuderà. Per cui, ecco, quello che mi interessava è lasciare in memoria a chi verrà dopo di noi e fargli capire quello che era il tessuto economico del centro storico di Sinalunga, cioè della piazza, dei borghi, di quello che girava intorno a queste botteghe, che non erano solo botteghe, ma era il posto di ritrovo, erano le chiacchiere tra le persone, era la conoscenza di uno con un altro, era il modo di affrontare la vita, di conoscersi. Cioè era una vita sociale che si intrecciava con i negozi. Per esempio via Ciro Pinsuti era la via degli... Tanto faccio vedere... Tu intanto parla, io intanto cerco queste cartine, perché all'interno ci sono... All'interno ci sono le cartine, sì. Sì. Via Ciro Pinsuti ci sono 30-34 negozi di falegnameria, di cuoio, vendita di cuoio, addirittura c'era anche una sala da ballo, cioè c'era la vita in questi borghi, in queste strade. Ecco, è ben rappresentato qui. Intorno a queste botteghe, a questi negozi, io ho cercato anche di illustrare brevemente quelle che sono i monumenti e le cose più importanti di Sinalunga, e cioè il Teatro Ciro Pinsuti. Qui sto facendo vedere via Mazzini. Ecco, via Mazzini. Via Mazzini, un piccolo borgo che sarà lungo 30 metri, ma neanche 30 metri. Cioè qui ci sono 15 negozi tra alimentari, frutta e verdura, macellerie, barbieri. Ecco, questo era il mondo, certo, dagli inizi del Novecento a 1992-93, e questo lavoro è stato fatto insieme ad un altro amico che purtroppo è scomparso e che conosceva tutto. Mm-hmm. Cioè io non lo potevo fare del tutto perché comunque anche ci vuole se una certa età, certo, ci vuole conoscenza, ci vuole persone, e qualcuno che ci racconti questi aneddoti importanti. Questi aneddoti. Sì, certamente. Tu allora in questo libro mi sposto. Scusa, c'è anche l'altro aspetto. Quale? Cioè questa è la prima parte, sì, che riguarda il centro storico, poi c'è l'altra parte, sì, e cioè che riguarda il boom economico che noi abbiamo avuto a partire dagli anni 60, sempre fino a metà 1980-1990, perché l'industria trainante sono state le industrie laterizi riunite. Successivamente si è sviluppato l'industria dei mobili, per cui i molti falegnami sono diventati artigiani, poi da artigiani, dalla piccola bottega di artigiano, siccome il mercato tirava, ecco che sono venute fuori delle piccole e medie industrie. Industrie anche di una certa importanza, perché ci sono state un paio di industrie che hanno avuto sugli 80-90 90 famiglie a cui hanno dato lavoro. E non solo, ma tutto l'indotto, uh-huh, per cui insieme alle falegnamerie c'era bisogno dell'elettricista, del meccanico, del rappresentante, non solo, gli alberghi, i ristoranti ricevevano i rappresentanti che venivano da fuori perché dovevano vendere i compensati, dovevano vendere il legno, dovevano vendere la vernice, quindi era tutta un'economia che nel giro di 30 anni, meno 30 anni è sparita. Mm-hmm. Ora ci sono cambiate le dinamiche, sono cambiate gli interessi, sì, sono cambiati, è cambiata un po' mobile, la vita e le esigenze delle persone, certo, no? Certo. Sinalunga si è svuotata e è rimasto testimonianze. È rimasta la testimonianza. A me fa piacere che i sinalunghesi possano rivedere, ecco, quello che è stato negli anni 40, 50, 60 il loro centro storico. Ivo, dei tuoi libri racconti anche un fatto particolare. Io da bettollina ovviamente non posso che farti questa domanda. Pensata a questo. Non posso farti questa domanda. Sì.
ovvero la diatriba tra Bettolle e Sinalunga, questo comune che non ci avete voluto dare, non c'è stato modo di darci. Insomma, anche qui c'è un po' una leggenda, storia che si intreccia tra di loro. Insomma, dunque, cosa hai raccontato? Dunque, il ragionamento è questo. Già dalla fine del 1590, giù di lì, si chiama frazione, però il comunello di Bettolle voleva aderire a congiungersi con Sinalunga perché aveva dei grossi debiti. Per cui se il comune di Sinalunga pagava questi debiti, si faceva assorbire da Sinalunga. La cosa poi probabilmente è successo questo. Nel frattempo c'erano tanti altri comunelli, Farnetella, Scrofiano, Rigomagno, Bettolle, no? Fine del 1700 con Leopoldo, Leopoldo fece chiamiamolo oggi una delibera, no? In cui accorpò questi comunelli sotto il comune di Sinalunga, che era quello principale. Forse anche il più sviluppato, il più sviluppato anche se si pensa che era un villaggio anche allora, certo. Non è che erano un villaggio un po' più grande, no, perché era in collina, magari un po' più grande. Si arriva a e questo è rimasto fino agli anni fino a dopo la guerra. Nel 1946 i bettollini, cioè i rappresentanti in seno al consiglio comunale di Bettolle, i consiglieri, chiesero di poter scindere il comune di Sinalunga e formare il comune di Bettolle. C'è una lunga storia qui, ora, cioè raccontarla... È ancora dura questa diatriba. No? C'è una lunga diatriba, per cui lettere fatte, interpellanze fatte al Consiglio Provinciale, alla Prefettura, però essendo il periodo della ricostruzione non era possibile, no, pensare a fare una cosa del genere, no? E quindi la prefettura dette parere negativo. Però non finì qui la cosa, perché nel 55-56 i consiglieri di Bettolle ritornarono alla carica e l'allora sindaco Remo Parri, in una riunione del consiglio comunale, fece la proposta di accettare l'autonomia di Bettolle rispetto a quella di Sinalunga. E fu mandata la proposta al Consiglio Provinciale e alla Prefettura per avere il parere positivo. Al che successe il finimondo a Sinalunga, perché si riunirono dei cittadini, fecero un consiglio loro, si riunirono e quindi cominciarono nei giornali, nella stampa, a far vedere quali erano le potenzialità di Sinalunga con le industrie, con le tasse che i sinalunghesi pagavano in confronto a quelle di Bettolle. Fecero vedere anche quanti erano stati fatti quanto veniva erogato per Bettolle, e cioè nuova strada asfaltata dalla Pieve fino a Guazzino, poi successivamente da Guazzino a Bettolle. Per cui... fino ad arrivare poi... Arrivarono poi a niente. Nessuno poi, né la prefettura né il consiglio provinciale, non c'è stata risposta. Per cui è rimasto... Quindi Bettollini si vede che stanno bene sotto Sinalunghesi. È rimasto così. Allora, io Ivo ti ringrazio per essere venuto qua a raccontarci la storia di Sinalunga nel dopoguerra, certo, e poi ovviamente c'è
la documentazione che vi invitiamo certo. a leggere, perché è veramente, si scoprono tante cose interessanti del nostro territorio certo. e si svelano anche appunto qualche mistero e si dà adito poi a ovviamente leggende, dicerie, ma quelle sai nel nostro territorio ne fanno parte. Io vi saluto, ringrazio Ivo, saluto tutti voi per essere stati qua alla nostra primissima puntata di Giardino Valdichiana, che ovviamente è già una edizione ricchissima, perché veramente abbiamo parlato dal 1500 fino ad arrivare alla Sinalunga dei giorni nostri. Vi do appuntamento a venerdì prossimo per la seconda puntata di Giardino Valdichiana e con i sentieri dell'acqua. Grazie Ivo e grazie a tutti voi. Grazie a voi.